Ciao e bentornato sul mio canale Avangarage Rec Studio. Oggi ti parlo di una cosa fondamentale quando ti approcci al mix: organizzare la tua sessione di mix in maniera impeccabile, perché avere una sessione ordinata ci porta a raggiungere risultati in maniera molto più veloce e molto più funzionale. Ti aspetto dentro Studio One subito dopo la sigla. Ecco qua la mia sessione di Studio One. Al momento ho importato tutte le tracce di un progetto per mixarle e sono tutte colorate uguali, tutte inserite all'interno e si rispecchiano esattamente dentro il mio mixer, come vedete qua sotto. Allora, una cosa che vi invito a fare se utilizzate Studio One è innanzitutto andare su questa manopolina a forma di chiave inglese e fare mostra icona delle tracce. Vedrete che vi verrà occupata una spazio in più. Adesso vedremo di cosa si tratta. Stessa cosa la facciamo nel mixer, sempre nella chiave inglese, e facciamo icone del canale, ok? Io tolgo sempre le spunte di mantieni canale FX a destra, mantieni canale bus a destra, mantieni canale VCA a destra, perché voglio avere la possibilità di spostare i miei canali dove mi pare, non di averli in fondo al mixer. Adesso ho come visibilità tutto ciò che mi serve, delle volte mi aggiungo anche controlli input per avere il controfase e il gain, e siamo pronti per organizzare la nostra sessione. Innanzitutto controlliamo che ogni traccia abbia il suo nome, questa è una cosa fondamentale. Allora, in un progetto standard io come al solito mi imposto prima tutte le tracce di batteria, poi in ordine ci metto una traccia di basso o le tracce di basso, poi le tracce di chitarra, poi le tracce di tastiere se ci sono, poi le tracce di voce e infine dei cori. Come prima cosa controlliamo che il nome di ogni traccia corrisponde effettivamente allo strumento che sta suonando. Per esempio qui ho il kick in 1, il microfono del kick in, quindi il kick out, il microfono del kick out, un trigger del kick. E questo è un rullante down, quindi scriverò snare DV e lo posiziono dopo lo snare up e lo riscrivo snare up. Snare trigger, tom, floor tom, eccetera eccetera. Qua ho una room della batteria, quindi drums room, i clap, eccetera eccetera eccetera. Qua ci sono altre chitarre e gli posso lasciare solamente il nome di chitarra, solfrini in questo caso la persona che l'ha suonata, con il numero 1, 2, 3, 4 per identificarle in maniera differente. La solo, questa è la voce, quindi me la segno come voce strofa, perché so che è la strofa logicamente. Ritornelli doppiati, quindi posso togliere questo nome qui, questo nome qui, esattamente, e la voce ritornello. Quindi la voce ritornello e la voce strofa me le posiziono qua. A questo punto vado a impostare le icone per ogni canale. Non lo faccio sempre, ma può essere una cosa utile. Lo posso fare sia dalla finestra di editing qua, cliccando due volte, o lo posso fare direttamente dal mixer. In questo caso lo facciamo dal mixer, mi rimane più comodo. Kick in e vado a inserire cassa in. Kick out, vado a inserire cassa out. Cassa, snare up, snare sopra, snare down, snare sotto, snare trig, lo inserisco come snare e basta oppure come drum pad. Ecco fatto. Già a livello visivo, finito di mettere tutte le icone, mi ritrovo a capire subito di che traccia, su che traccia sto lavorando, ok? E questa è una cosa fondamentale quando dobbiamo lavorare in velocità, in editing, in mix o in mastering. Adesso l'altra operazione che vado a fare, vado a suddividere in cartelle per gruppi di strumenti. Quindi selezionerò la mia batteria,
fino ad arrivare a drums, anzi a claps, perché lo includo dentro la batteria. Clicco col destro i canali selezionati e farò impacchetta cartella, funzione comodissima di Studio One. Gli do un nome e lo chiamerò drums. Poi basso, che lo inserisco comunque in una cartella, e lo chiamerò bass, poi vi spiego perché. Poi ho tutte le chitarre, che inserirò dentro una traccia cartella, impacchetta cartella, e la chiamiamo guitars. E poi ho le voci, pacchetta cartella, voci. Vedete ora il mio progetto, qua c'è espandi automaticamente canale selezionato, no, ma collega espansione e visibilità delle folder tracks. Perché? Perché quando la vado a riaprire posso rivedere tutte le tracce sotto, e già questo mi crea un ordine mentre sto lavorando su determinate cose. Ora andiamo a dare un colore differente per ogni tipologia di traccia. Quindi su drums, a parte che potremmo dargli un'icona canale anche a lui, e metteremo drum set. Su basso metteremo sempre il basso, quindi eccolo qui. Sulle chitarre metteremo sempre chitarre, quindi chitarre, potremmo usare questo simbolo qua. E su voci possiamo usare, dato che il gruppo delle voci, non dico tanto coro, ma vocal in generale col doppio microfono. Ecco qua, e già abbiamo diviso le nostre cartelle con delle icone molto funzionali. Ora andiamo a dare un colore a ciò che è dentro le nostre cartelle. Per esempio la batteria mi piace solitamente tenerla in arancione. Vediamo se tutte le tracce all'interno ci sono cambiate. Esattamente. Il basso solitamente lo tengo di questo colore, ossia blu. Poi le chitarre gli vado a dare un colore solitamente o sul verde o sul magenta, eccolo qua. E le voci invece mi piace tenerle con un colore giallino, ecco qua. E abbiamo già diviso i nostri strumenti, si apro tutte le cartelle. Vediamo che dentro alla nostra sessione di mix sappiamo già che se abbiamo un arancione o il vostro colore preferito si tratta della batteria, se abbiamo il blu si tratta del basso, se abbiamo il viola si tratta delle chitarre, se abbiamo questo verdino giallo si tratta delle voci. Ora andiamo a fare, siamo partiti dal macroscopico, andiamo al microscopico e andiamo a dividere e ad aggiungere i canali gruppo per ogni sezione. Come lo faccio? Potrei selezionare o semplicemente tutte le tracce della batteria e aggiungere un canale, e cliccando col destro faccio aggiungi bus per i canali selezionati, ma molto più semplicemente Studio One te lo permette di fare direttamente dalla traccia cartella. Quindi chiudo la traccia cartella, apro un pelo se non vedete, dove c'è scritto nessuno vado a fare aggiungi canale bus. In questo modo la mia cartella è diventata un bus dove passa all'interno il segnale e passano tutti i canali della batteria. Stessa cosa la vado a fare per il basso. Mi direte, ma perché se hai solo una traccia di basso fai così? Mi lascia più ordine mentale. E poi in molti progetti potrei decidere di doppiare la traccia per avere una saturazione diversa su un'altra traccia in parallelo, quindi è molto più comodo farlo in questa maniera. Basso, ecco qua. Vado sulle chitarre, creo una traccia per le chitarre. Quindi aggiungi canale bass, vado sulle voci e creo una traccia per le voci, aggiungi canale bass. Ora che ho creato tutte queste tracce, a livello macroscopico mi creo una traccia dove tutte queste tracce vanno a finire, quindi non sul principale, vedete? Non sul principale, la nostra uscita, ma su un bass che io utilizzo prima dell'uscita. Perché? Perché se devo fare delle automazioni, se voglio mettere la mia catena, eccetera, 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 preferisco farlo su un canale prima del principale. Quindi seleziono le mie cartelle, 1, 2, 3, 4, aggiungi canale bus per i canali selezionati, eccolo qui, qui ho il mio submix. Potrei dargli un'icona carina se la trovo, vediamo un po'. Altro. Potrei avere mix, eccolo qui. E gli do come colore solitamente il rosso. Quindi vado a cliccare qua e usiamo il rosso. In questa maniera io so che tutti i gruppi, quindi le tracce drums, escono sulla cartella gruppo bass drums. E a questo punto drums uscirà su submix. Quindi se vado a sentire...
muto la batteria ed esce il resto. Muto il basso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Ecco qua, abbiamo una ottima divisione del nostro progetto. Adesso andiamo a fare le divisioni microscopicamente. Cosa vuol dire? Apro la mia cartella di batteria, seleziono le mie tracce di cassa, clicco sul destro, aggiungi bus per i canali selezionati e lo chiamerò Kick GRP, Kick Group. Se volessi vedere questo gruppo insieme alle altre tracce dentro la sezione di editing, non devo fare altro che cliccare col tasto destro sul fader e fare modifica automazione volume. Ecco che lo vedo in automatico qua dentro. Ora posso dargli un altro colore, dato che siamo nell'arancione, gli possiamo dare un arancione un pelino più scuro, in modo che mi faccia vedere che è questo gruppo. Poi la stessa cosa la faccio per il rullante. Aggiungi bus per i canali selezionati. Scriviamo snare group. Lo faccio vedere sempre con modifica automazione e vado a dargli il suo colore un po' più scuro. Ecco qui, non mi ricordo che colore avevo dato a questo, gli diamo lo stesso. Poco importa, l'importante è che sia a vista riconoscibile. Ecco qua. Allora, di solito raggruppo anche i tom, quindi facciamo aggiungi bus per i canali selezionati. Toms. Diamo sempre un colore. Questo qui, perfetto. Allora, lo facciamo apparire sempre con modifica automazione volume. Stessa cosa la faccio per gli overhead. Io avevo creato anche uno shortcut con maiuscolo command B, quindi maiuscolo command B, modifica automazione volume OH GRP. Questo sono i miei overhead. Vado a dargli un colore, eccolo qua, drums room e claps. A questo punto vedete che ho già tutto separato in un'altra maniera, quindi se voglio ascoltare solo gli overhead che sono già stati pampottati, posizionati nel panorama stereo, posso fare. Tenendo premuto Alt, metto in solo solamente il gruppo a che vado a cliccare, per esempio i tom. O per esempio, tengo premuto Alt, la cassa, o rullo. Ok. Capito il funzionamento. La stessa cosa la vado a fare su tutti gli altri tipi di canali sulle chitarre. Quindi le vado a dividere. Se ho delle chitarre left e right, saranno già impostate su left e right, allora ci aggiungo una chitarra, ci aggiungo il bass, lo chiamerò ritmica D, che sta per Davide, GRP, e gli diamo un colore di gruppo un po' più pesante di quel magenta lì. Eccolo qua. Lo faccio solamente per le chitarre che ho doppiate, per tutto il resto non vado a fare gruppi. Sulle voci stessa cosa. Allora, dato che ho sulle voci dei gruppi pampottati, che sono delle voci praticamente doppiate del cantante nei ritornelli, vado a creare un bus e lo chiamo Vox doppiata Rit. Gli diamo un colore di quel verdino sempre un po' più scuro, esattamente. Modifica automazione volume, modifica automazione volume, e vedo tutto all'interno delle mie tracce. In questo modo ho organizzato la mia sessione di mix in maniera assolutamente funzionale. Ecco, questo secondo me è il modo migliore per poter effettuare un mix nella maniera più efficace, perché una volta che ti sei organizzato tutta la tua sessione con questo ordine, è impossibile che la tua mente vada a sbagliare e vada a selezionare il canale sbagliato, non stai lì a cercare per ore la traccia giusta, eccetera eccetera. Hai bisogno di fare delle modifiche solamente al gruppo delle voci, al gruppo delle batterie, al gruppo delle chitarre, al submix. E voci doppiate, queste sono rimaste fuori. Ah no, devo semplicemente inserire questo gruppo all'interno del gruppo voci,
Ecco qua. Abbiamo tutto raggruppabile e consolidabile dal macro, quindi macro con tutti i gruppi, al micro aprendo tutto, quindi tornando nella traccia singola. Questo c'è anche molto utile nel caso avessimo bisogno di fare degli stems da consegnare a un mix engineer, a un master engineer, ossia degli stems, degli stereo master output, ed esportare singolarmente i gruppi di ogni traccia, ok? Ti invito ad utilizzare questo metodo di lavoro perché effettivamente non abbiamo parlato di audio, non abbiamo parlato di altro, ma questo metodo di lavoro nel tempo mi è risultato veramente molto utile, soprattutto quando vai ad aprire una sessione ed è molto che non ci lavori, però sai che utilizzi sempre quella cosa lì, allora ritrovi subito il mio canale, ritrovo subito questo, ritrovi subito quell'altro, eccetera, 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 eccetera. E, oppure se tu hai un metodo di lavoro ed utilizzi sempre gli stessi colori, in velocità, quando ti troverai a svolgere molti mix, avrai e vedrai che acquisirai una velocità che non avevi mai raggiunto prima. Per i primi periodi diciamo che questa operazione ti può sembrare un po' pallosa, ma vedrai che nel lungo termine ti ripagherà tantissimo, ottenendo anche dei risultati sonori migliori proprio per l'ordine mentale che hai durante il mix. Spero che il video ti sia stato utile, questo è il mio template di mix quando inizio un mix da zero. Ti invito a iscriverti al canale e a rimanere aggiornato. Ciao!